Umberto, vorrei che ti esprimessi anche tu su queste delle domande rivolte a Italo, sono delle domande che rivolgiamo anche a te, facci conoscere qual è il tuo pensiero, anche sui singoli, per esempio, hai sentito un nostro telespettatore parlava bene di Girone, diceva è un talento che sicuramente si manifesterà ancora nelle prossime settimane e magari riuscirà ad esprimersi al meglio. Beh, Gion, ne avevamo parlato proprio all'inizio di trasmissione, ti ricordi proprio quello che dicevamo, cioè a Palermo l'anno scorso è mancata la spinta di Trivedo, un po' perché Boscai gioca un po', un po' perché il ragazzo magari veniva dalla D, ancora non aveva il passo, eccetera, eccetera. Quest'anno il primo acquisto del Palermo è stato un terzino sinistro, Gion è fatto campo che sa assolutamente offrire e da tanti anni che ormai è nelle classifiche di rendimento, perché al di là del fatto che poi nel primo tempo per esempio lui ha sfiorato anche il gol perché è andato a chiudere una diagonale offensiva, però è un tipo di giocatore appunto che nel Filippino è ottimo, è un ragazzo intelligente perché c'ha gamba, c'ha cambio anche di basso, cioè riesce comunque a accelerare o decelerare anche in base alle condizioni. Diciamo non è nuovo in queste cose. E il fatto che sia stato il primo acquisto vuol dire che il Palermo proprio lì era lacunoso. Poi per quello che riguarda davanti mi sono già espresso. Ovviamente poi i tifosi vedono come dire a modo loro, nel senso che ognuno piace o non piace tipo di giocatore, per cui quando per esempio il giocatore diceva se avessimo avuto Saramiche e Lucca non l'avremmo saltato, è chiaro che è un fattore come dire, del tutto personale e anche indicativo dell'azione, perché certamente sono giocatori diversi e cioè, è chiaro che non potevano saltare perché sono caratteristiche diverse, con un gioco diverso, probabilmente magari avrebbero fatto gol in un altro modo. E quindi rincangere, come dice il nostro direttore Italo Pucci, cominciare a già a dimenticarsi per quello che ha fatto, vuol dire che è un segnale, vuol dire che questi calciatori insomma, hanno dato un segnale positivo ovviamente ai tifosi che con il calcio hanno vedendo. Ribadisco per tutte le esatto, non farli rimpiangere, ribadisco che comunque ribadisco, volevo solo sottolineare che il Palermo affronterà le prossime delle squadre tutto sommato abbordabili o perlomeno nelle prossime due e dopo le prossime due per allora, Messina ecco, parliamo, scusa, non perché mai.